Al Viviani di Potenza si affrontano due formazioni con obiettivi differenti. I rossoblù, padroni di casa, vogliono trovare il salto di qualità che solo un successo potrebbe garantire per i laziali, che in settimana hanno salutato mister Romondino e accolto Roberto Taurino in panchina. C'è assoluto bisogno di risultato positivo, possibilmente pieno. Caturano e Asensio nell'attacco del Potenza, Costantino, Silipo e Di Renzo in quello del Monterosi. Parte forte la formazione della Tuscia con questa occasione creata da Di Renzo, che alza la testa, crossa, deve uscire con i pugni Gasparini ad allontanare. Si vede anche il Potenza con questa girata di Caturano che non trova la porta per questione di centimetri. Prima chance anche per la formazione di casa con il capitano. Ci prova ancora il Potenza con questo tiro di Raul Asensio, viziato però da un fuorigioco di partenza. La formazione di casa continua a spingere, continua ad attaccare con intensità, la stessa che ci mette nell'inserimento Raul Asensio, che di testa però non trova la porta. Attacca il Monterosi, siamo nel secondo tempo con questo cross di Di Renzo, blocca con la presa aerea Gasparini. Potenza che poi andrà ad insistere nel corso del match. Altra occasione generata da Caturano, sempre in gioco aereo con questo colpo di testa su cui però Mastrantonio si fa trovare pronto. Attacca anche il Monterosi con questo calcio di punizione, la palla viene allontanata dalla difesa del Potenza, che qui invece non lo fa bene, favorendo la conclusione di Silipo a lato però col mancino, l'ex giocatore del Palermo. Il Potenza è pericoloso soprattutto con il gioco aereo, qui però non riesce a impattare bene Schiattarella con il colpo di testa, e successivamente ci proverà anche dalla distanza la formazione di casa, senza però inquadrare lo specchio della porta. Al minuto numero 83 però cade il castello difensivo del Monterosi, angolo, sponda di Candellori con il primo tentativo di Monaco, che viene ribattuto da Mastrantonio al secondo gettone, però non sbaglia il difensore con il gol dell'1-0, primo in campionato per lui al debutto assoluto da titolare con la maglia dei Lucani. Rete fondamentale per Salvatore Monaco. Più avanti il Potenza nel finale cercherà anche di trovare il gol del raddoppio della sicurezza, ma non succederà più nulla. Nel finale qualche scaramuccia, ma il Potenza porta a casa il terzo successo casalingo consecutivo. Vale ancora il fattore Viviani, per il Monterosi invece quarto KO stagionale.